Pronto? Pronto? Ma che? Ma che lingua parla? Quando esce in coppa sciarapalle! Buongiorno, grazie di aver chiamato Fort Pancolzano, posso aiutarla? Ecco, buongiorno, è possibile parlare con Alessandro Siani? Sì. Aspettava la mia telefonata. Il suo nome, gentilmente? Zappatore. Zappatore? No, Zappatore! Con la Z di Zorro. Ma come, non sanno un Zappatore? Sta al nord, sta al nord. Sta nel sud Tirolo, Mario, dove sta? Forse sarà al nord agricoltore. Dovevo dire sono l'agricoltore. Sono l'agricoltore. Il contadino. No, ma sai che bello se neanche oggi risponde. Gianni! Alessandro! Gianni! Finalmente! Buongiorno a tutti. Ma tu lo sai che ti ho cercato per mesi? Gianni, però non mi hai mai cercato con coppo telefonino, così lo so. Non mi hai mai chiamato. Ma diciamo la verità, dai, ho fatto una gag, ho usato questo stratagemma per fare tutto un fatto e per arrivare a oggi che sei finalmente al telefono. Alessandro Siani, applauso, ciao, vai! Grazie. Sai Gianni, sono nel sud Tirolo, una Bolzano, ma tu non sai che soddisfazione, perché dopo che ho girato Benvenuti al Nord sono cambiate molte cose proprio a livello politico, no? E quindi dopo questo scandalo che ha travolto la Lega, arrivare qua a Bolzano e finalmente da uno se parte già è una soddisfazione immensa, a parte perché no, ma è bellissimo, parte Bossi che a parte già quando ha parlato male di Napoli una volta già Upataterna l'ha colpito e tu sai quello che è successo perché era visibile ed è meraviglioso. Ma voglio dire, hanno insistito di nuovo e quindi capito? Ha colpito pure figli il Trota, che giustamente si chiama il Trota perché va a rubisce, figlia della botta, è proprio. Ma io guarda, Alessà, ieri ero da Sorbillo, no? Che ha riaperto la pizzeria. La pizzeria meravigliosa. Ecco, dopo l'incendio. E anche lì, questo dicevamo con De Magistris, a un certo punto io ho detto, guarda, ma la Lega porta fortuna, perché la Lega poi scrisse su Sorbillo, deve chiudere questo simbolo di Napoli, bene che l'hanno incendiato. Invece quella ha riaperto, ha fatto un locale ancora più bello. Insomma, questa Lega porta fortuna a Napoli. Ma questa Lega è meravigliosa, anche perché poi, sai che noi napoletani teniamo l'ironia. Allora, quando Bossi verrà a Napoli, diciamo, immagino un napoletano che vince sotto raccia, Bossi, diciamo, c'ha più caffè, perché da concia a voc. Hai capito? E si chiude proprio in bellezza. Un Alessandro Siani, devo dire, cattivo stamattina, sono contento. No, sono buono sulle cose che riguardano la mia città, sul resto. Come, lo so. A proposito di mia città, sei riuscito a camminare per Napoli, perché veramente Gigina ha chiuso questa cosa. E infatti, guarda, ti volevo fare questa domanda, ma tu ci hai camminato per Napoli versione ZPL? Io non ho capito bene una cosa, chi le sa fa una cosa fa mare, si giuro per terra, io non ho capito. È come se domani mattina fanno i lavori a Via Marina e non partono gli scafo fischia. È una cosa che non riesco a capire come funziona. Però sta chiudendo tutto, Gigino sta giurando questa cosa. Cioè che ieri è andato a messa, ha detto il prete, le vie del Signore sono infinite. Ha risposto Gigino, decidiamo quale che voglio giuro. Una situazione. Senti credo. Alessandro, stasera tu sei tra gli ospiti, devo dire, più attesi di questo speciale che finalmente Rai 1 dedica a Massimo Troisi. Ci ha messo del tempo, ma ci sono arrivati, no? Ecco, volevo chiederti, ma come mai hai accettato, dopo tutto quello che è successo, sto fatto di paragonarti a Troisi, che secondo me ti hanno fatto una cattiveria, perché tu sei Siani e non sei assolutamente paragonabile a nessuno del passato, del presente, del futuro. Come mai poi hai accettato? Ma guarda, tu innanzitutto sei stato, diciamo, una persona che... lo dico sempre e lo ripeto, mi ricordo quando stavamo in quel localino giù al tunnel tu venisti a vederci, io stavo in un trio e ci portassi a Tele Garibaldi, quindi nel mio che ti posso dire, nella mia capacità artistica, semmai ce ne fosse un po', comunque tu hai sempre creduto, hai avuto sempre grande stima. Troisi per noi è un grande. Poi soprattutto quella Napoli meravigliosa di Troisi e di Pino Daniele, che anche tu hai vissuto, erano dei momenti bellissimi, quando Pino Daniele e Troisi collaborarono era proprio come il sole e la luna che si fossero incontrati, e noi che eravamo la gente comune, eravamo sotto lo stesso cielo a guardarli incantati. Quella è una Napoli che manca, e quindi ritornare oggi in televisione e parlare di Troisi significa anche ricordare chi veramente ha tracciato una strada che era veramente ripetibile. Poi noi napoletani, tra pregiudizio, luoghi comuni e parole che ogni giorno feriscono Napoli, siamo in una valanga di cuori spezzati nella stessa tormenta, e artisti come Troisi riescono
con il loro calore a sciogliere questa neve e ad unire i cuori. Quindi quando c'è la possibilità di parlare di Troisi va sempre bene. Poi i paragoni sono talmente una cosa comica, perché Troisi è Troisi, come Maradona è Maradona. Io onestamente non sono veramente all'altezza. Io quando leggevo sta cosa io mi incazzavo. No, tu sei all'altezza. Tu prima hai detto una cosa, ti ringrazio, e di quando insomma ti ho incontrato e ti ho conosciuto, mi sono sempre incazzato quando facevano i paragoni, perché io di te ho sempre detto, anche all'epoca, Alessandro Siani è contemporaneo, è moderno, non c'è nessuno che può batterlo in quel momento. Adesso poi l'hai dimostrato tu da solo, ma eri una roba, quando ti ho visto la prima volta, una roba pazzesca.